di primaria a Firenze, stasera al Teatro Sankat di Via del Mezzetta c'è stata la prima uscita pubblica del vice sindaco di Firenze, Dario Nardella. La prima uscita pubblica in vista di queste primarie, che primarie saranno per il PD? Qui c'è una sala piena. Beh, mi fa piacere, devo ancora entrare, vedo tanto entusiasmo. Le primarie sono anzitutto un modo per raccontare le cose che abbiamo fatto e un modo per partecipare e tirare fuori idee convincenti, nuove, per scrivere una nuova storia. I fiorentini parteciperanno come quando vennero chiamati a scegliere Matteo Renzi sindaco, questo è il suo speech. Beh, allora ci fu una sfida molto accesa, io penso che in generale le primarie sono utili quando servono a far discutere le persone, a farle sentire parte di un progetto. Sono convinto che anche il 23 di marzo, tra due domeniche, i fiorentini si sentiranno parte di un progetto. Io mi propongo di occuparmi di loro, di occuparmi dei fiorentini, lo faccio con passione, con entusiasmo, come ho fatto per 4 anni il vice sindaco, e sono convinto che verrà fuori una bella sfida anche con gli altri avversari. Grazie. Un flop, mi sembra, intanto è già una bella risposta. Ciao. Con Michele Verguidi è la prima uscita pubblica di Dario Nardella, tanto entusiasmo e un Teatro Sankat pieno, te che sei il padrone di casa sarai soddisfatto. Sì, c'è molto interesse, Dario è un grandissimo candidato per fare il sindaco e quindi la città risponde. Teatro di Santa Caterina Coverciano, la prima uscita pubblica di Dario Nardella, candidato a sindaco di Firenze. C'è anche il consigliere comunale Massimo Pieri del gruppo Noi con Matteo Renzi, quest'oggi qui a sostenere Dario Nardella. Sì, soprattutto a vedere quello che sta succedendo. Noi abbiamo già concordato con il PD una lista civica a sostegno della candidatura di Dario Nardella con Bianca Maria Giocoli, avremo anche altri personaggi, presumo Stefano Marmugi, Luca Galasso e altre persone del nostro mondo, definiamolo così, più moderato rispetto al centro-sinistra. Vediamo quello che succede, siamo disponibili, siamo concreti, abbiamo voglia di vincere e far vedere veramente che la nostra città ha bisogno di fare un ulteriore salto di qualità. Sostegno di Dario Nardella c'è il presidente del quartiere 3, Andrea Ceccarelli. Buonasera presidente, tanta gente e tanto entusiasmo. Sì, direi di sì, anche se ormai il popolo è più di abituato alle primarie, però insomma ci stiamo apprestando a celebrare questo ulteriore appuntamento, ma io credo che Dario insomma saprà convincere tanti elettori del PD a votare per lui e a vederlo sindaco di Firenze nel prossimo quinquennio.